la stessa cosa è valsa per Rocco Siffredi, dove ho pensato al dalla me, se Rocco dice se ti senti da sola dalla me io sicuramente non la spreco, penso che ciascuno di noi alzi le mani e dica sì, hai ragione, fai pure quello che dici perché non è un problema. E la stessa cosa vale per tutti i personaggi, quindi Diego Abatantuono che dice se hai violenza da sfogare. La violenza è qualcosa di strano, perché spesso implica qualcosa di negativo. E invece persone come Abatantuono, grazie alla violenza, hanno fatto un percorso pazzesco, addirittura hanno vinto l'Oscar, no? Per cui è bella questa cosa di trasformare una cosa negativa in una positiva grazie alla musica. E tutto questo è il contenuto di questo che saranno in questo piccolo contenitore che appunto contiene Rezzo Phonic con Dalla Me, Rezzo Squad, Rock Out, Come le chitarre, Come te, eccetera, eccetera, eccetera. Certo. Per scoprire tutte le tracce ovviamente e per fare solidarietà invitiamo tutti quanti ad acquistare Rezzo Phonic. Assolutamente, poi Rezzo Phonic è un progetto autogestito. Mi piace parlare di capitano, come dicevo, perché mi prendo la responsabilità di ciò che sto dicendo. E noi tutto quello che facciamo lo facciamo per portare davvero acqua dove non c'è. Sono tanti anni che giriamo l'Italia con i concerti. Il disco non giustifica le vendite di un prodotto come il nostro. Noi facciamo dei dischi per avere un presupposto per poi andare nelle piazze a raccontare che cosa stiamo facendo. Per cui chi ci può aiutare comprandolo, acquistandolo, sicuramente farà una cosa bellissima, ma già il semplice fatto di stare attenti a non sprecare per noi è una prima vittoria. Per cui in questo disco, tra l'altro, non soltanto ci sono tantissimi artisti, ma ci sono dei gesti che forse valgono più di ogni altra cosa, perché persone come Giuliano San Giorgi hanno scritto una canzone e l'hanno dedicata e donata al progetto, perché c'è Piero Pelù addirittura che mi ha mandato un messaggio via mail dicendomi, chiedendomi se conoscessi Wada Wada, un brano che ho scoperto essere nel repertorio dell'Itfiba del 1990. E Wada Wada praticamente altro non è che la fonetica di water, detto in lingua più africana. Per cui già nel 90 Piero aveva parlato di acqua insieme all'Itfiba, valorizzandola, ed è stato un percursore. Per cui cosa è successo? Abbiamo rifatto il brano, l'abbiamo arrangiato in maniera più reggae, lui ha ricantato insieme a una serie di artisti incredibili, a Cristina Scabbia della Cuna Coil, a Eva dei Prozac Più, a Katy Pass, a Sasha Torisi, ex cantante di Timoria, a Pierre De Velvet, a Bunna degli African United, insomma una vera e propria nazionale, sì, all'interno non solo di questo brano ma di tutto il disco. Poi ci sono delle perle tipo Alex Britt che suona la chitarra distorta in un pezzo dei Motorhead con Billy Sheehan al basso, chiaramente io la batteria, e insomma ci siamo divertiti. E la cosa pazzesca è che grazie al nostro divertimento e al divertimento di chi viene a vederci siamo riusciti persino a fare del bene, no? A portare dell'acqua dove non c'è, e credo che questa sia una storia bellissima da raccontare. E quindi noi continueremo a raccontarla, intanto in bocca al lupo, grazie per essere venuto qua nel nostro fantastico salottino di Funwick, e un saluto a Funwick. Ah beh, certo, come si fa a non salutare Funwick? Beh ragazzi, ci vediamo prestissimo, veniteci a trovare dal vivo, risophonic.com, marioriso.com se volete chiedere qualunque cosa di Risophonic alla grande, se no state qua su Funwick e sicuramente qualcosa succede di buono. Ciao!